Si è svolta la 42esima edizione del premio letterario Insula Romana. Il premio è ormai una consuetudine che si è consolidata nel tempo a Bastia e che ha acquisito un valore culturale non solo dal punto di vista della letteratura, ma anche dell'arte in tutte le sue espressioni. Siamo giunti alla 42esima edizione del premio Insula Romana e questo dimostra che è un premio ormai consolidato nella cultura umbra, Bastia in particolare, ma di tutta la regione. Come gli altri anni, questo premio si divide in diverse sezioni, la prima della quale è la pittura. Come vedete qui ci sono dei quadri che hanno concorso i vincitori. Poi, dopo il premio alla cultura, ci sarà da parte delle scuole di Bastia Umbra la presentazione di un progetto di lettura che noi stiamo tirando avanti insieme con loro. Anche quello è un appuntamento molto importante perché coinvolge molti studenti e un insieme di professori di lettere, chiaramente, incaricati di seguire i ragazzi. La sezione ancora successiva è il premio alla cultura, il premio alla cultura che noi riconosciamo ad un personaggio umbro per i suoi meriti culturali. Poi viene un'altra parte, la poesia, dove vengono premiati le prime tre poesie inedite. Alla fine, ultima sezione ma non ultima, è il premio Pascucci, nel quale vengono premiati i ragazzi di Bastia Umbra che si sono diplomati con il massimo dei voti. Questa è la struttura di questo premio che dopo 42 anni ancora riscuote un discreto successo. Basta vedere la partecipazione degli artisti, sono sempre molto, una partecipazione molto alta. Con questo concludo, dando appuntamento al prossimo anno. Con l'aiuto di tutti riusciremo anche in questo compito. Il sindaco di Bastia, Paola Lungarotti, si è detta orgogliosa di essere primo cittadino di una città viva come Bastia, ricca di idee e di attività. Un bilancio estremamente positivo per una serie di ragioni che sono innanzitutto quelle del contatto con i miei concittadini e le mie concittadine. Questo per me è stato sempre un grande bisogno. Mi piace stare a contatto con loro, sentire le loro problematiche. Certo, non sempre tutte risolvibili subito, ma certamente con l'impegno da parte di tutti noi cercheremo di risolvere le piccole e le grandi cose. Dall'altra parte, una città che si sta vivacizzando sempre di più, eredito una vivacità conclamata, ne sto adesso toccando un'altrettanta vivacità che è quella fatta da una rete sinergica tra più soggetti in occasione di numerose attività quali quella di questa sera. Certamente il premio Insula Romana è storia per Bastia, ma è una storia che dà qualità ogni anno che passa. Bastia è una città che merita questo premio e merita queste belle persone che io questa sera vedo qui con me insieme a Daniele Stangone. Grazie.